tre pagine e mezzo è tutto il giro. Invece ci sono anche dei ricordi che non so proprio se sono di quell'anno di preciso oppure di 2 anni dopo. E per esempio, ma soltanto per fare un esempio, una giornata ricchissima di cose che erano successe è stato un giorno che ero già a scuola alla Madonnina, quindi dalla seconda alla quinta elementare, ma secondo me non ero già in quinta, e comunque era andata così. Mio padre era venuto a prendermi a scuola in anticipo, saranno state le 11 di mattina, e secondo me era venuto a prendermi per qualche problema dei miei, non mio. E comunque, appena all'inizio del cavalcavia del Bull, mio padre ha sempre guidato un po' come si guidava una volta, con grandi accelerate e poi grandi frenate, in modo un po' nervoso, anche perché era lui che era uno nervoso. E insomma, secondo me eravamo al semaforo e era venuto verde, e le macchine davanti a noi sono partite, mio padre è partito, e dopo 10 metri quello davanti a noi ha frenato e spam, mio padre era tamponato. E gli ho dato una truccata al vetro anteriore della macchina che si era tutto crepato. Allora via, mio padre mi portava subito a fare i raggi al policlinico. E dopo gli avevano detto che a guardare le lastre sembrava tutto a posto, però di stare bene attenti perché se mi venivano dei giramenti di testa oppure da vomitare, bisognava che i miei telefonassero o mi riportassero subito all'ospedale. E i medici sono molto raccomandati. Poi avevano detto di riportarmi a casa e magari farmi stare un po' a letto. E quella cosa del dover stare un po' a letto l'ho sempre trovata così odiosa che basta dover stare a letto per non riuscire a stare a letto, che ti viene il nervoso muscolare con tutto che non vuoi più stare fermo. E comunque dopo mio padre mi aveva riportato a casa e mi immagino che tirasse le solite bestemmie per il fatto che mi ero stampato con la testa sul vetro della macchina. E però, visto che in via della cella, 30 metri prima di casa mia, c'era il mini market di Giuliano, che era il posto dove andavamo a fare la spesa, mi ricordo che mio padre mi aveva chiesto se avevo fame. E mio padre era ancora di quella generazione che se uno aveva fame voleva dire che stava bene. E quindi alla fine mi aveva preso delle patatine pari e poi mi aveva consegnato alla zia Maria che mi aveva messo a letto nel lettone dalla parte di mia madre e prima di andare via mio padre si era raccomandato con mia zia Maria e le aveva detto che quelli dell'ospedale avevano detto che andava tutto bene ma che se mi fosse tirato insistentemente la testa o mi fosse venuto un po' su da vomitare dovevo dirglielo subito. E così io ero rimasto lì a letto con queste patatine da mangiare e sicuramente con qualche fumetto da leggere. E mia zia probabilmente andava e veniva facendo qualche fatto di casa. E mentre mangiavo queste patatine, io dentro a un certo punto ho trovato un tagliato che diceva un paio di jeans Wrangler. E però anche a un certo punto mi è proprio venuto su per un attimo come da vomitare 2 o 3 volte. E dopo 5 minuti, che stavo già bene, ho detto subito a mia zia che avevo vinto i jeans. Mentre che mi erano venuti 2 o 3 con atti di vomito non l'ho detto. E dopo non l'ho detto neanche a mia madre quando è tornata da lavorare. E sono poi stato 2 o 3 giorni con una gran paura di morire. Ma poi, dopo 2 o 3 giorni, me la sono dimenticata la paura di morire perché A, non ero morto. B, ci sono quelle volte che uno mi vengono quelle paure tremende come anche le vergogne che funzionano un po' uguale, allora uno ha questa paura tremenda di qualcosa, poi dopo di colpo succede qualcosa d'altro e di quella paura te la sei già scordata. Invece tranne che avevo vinto nelle patatine, mi ricordo che la zia o la mamma mi hanno portato il tagliantino a Giuliano, il portiere, e dopo un po' sono arrivati veramente. Erano di velluto di un colore marroncino. Mi piacevano da matti perché li avevo vinti e li ho portati tantissimo. E però una giornata così, se uno ha un rapporto stretto con gli dèi, con la fortuna, è una di quelle giornate che non si sa mai come interpretare. Perché all'inizio ti vengono a prendere a scuola prima della fine, cosa bella. Poi fai l'incidente, cosa brutta, anche se le cose strane, anche quelle brutte,
sei gruppo bene perché sono strane. Poi vai all'ospedale, cosa brutta, ma ti dico che non c'è niente da preoccuparsi, cosa bella. Poi compri delle patatine di Gibraltar, cosa bella, ma ti vengono i cognati del vomito, cosa brutta, che secondo i medici potevi morire. Questa cosa dei Gibraltar finti e dei cognati di vomito ipoteticamente mortali era tutta intrecciata contemporanea, essendo avvenuta nel giro di 2 minuti, quindi belle e brutte insieme. Poi non sono morto, ammirati i Gibraltar a lungo soltanto perché li avevo vinti nelle patatine, perché a me dei vestiti non me ne è mai fregato niente, cosa bella. Ma magari adesso succede che io fra 3 giorni morivo, dopo mi fanno un'autopsia e vedono che nel cervello c'è un grumo antichissimo e dicono questo magari un giorno ha preso una botta in testa, sembrava a posto, ma dopo quando era tornato a casa gli era venuto da vomitare e lui non l'ha detto a nessuno e 35 anni dopo è morto. Mentre se avesse detto a sua zia che gli era venuto da vomitare, noi gli avremmo fatto una nuova lastra, avremmo capito che era da operare e l'avremmo salvato. E anch'io magari fra 3 giorni, mentre stavo morendo, pensavo così. Se 35 anni fa avessi detto alla mamma che mi era venuto un po' da vomitare, forse adesso non starei morendo.